dopo la CE la scriviamo staccata o attaccata in base a come ti serve. Questo è un ottimo esempio. Io anni fa ho lavorato, ero a capo di una ricerca mondiale su un tipo di lettura dell'elettrocardiogramma, molto, molto particolare, molto complesso dal punto di vista matematico. Questi prototipi venivano prodotti in Cina per motivi economici, erano prototipi. Mi arrivano, io dovevo usarli negli ospedali, questi, perché chiaramente l'elettrocardiogramma. Mi accorgo che questi avevano un marchio CE fasullo. Ho detto, io non ci lavoro su questa roba qua. Abbiamo litigato, io me ne sono venuto via. Però quanti fanno quello che faccio io? Ci vogliono delle persone che abbiano le palle. Quanti? Quello che dice lei è vero, ma queste persone con le palle si devono fare dei palloni per riuscire ad ottenere qualcosa e alla fine non ottengono niente. Io me ne sono fatti i palloni. Guardi, mia moglie è nata senza, ma se l'è fatta anche lei. C'hanno le ovaie, si è fatto due ovaie. No, si fa. Mi scusi, sono Rossi Gianni, l'ex presidente della quartiera agraria dove nascerà la ramo di la centrale di stoccaggio e sono proprietario di un terreno anche dove a Passo da Galle dove attualmente la centrale del gas che è quasi esaurita quindi è lo stesso bacino dell'altra, quella all'agraria, quella che deve nascere. Comunque, io più che altro volevo farle una domanda, ma l'ha già fatta Giorgio Fede, il presidente del quartiere Sant'Antonio, quindi evito. Comunque, un'altra domanda. Per le coltivazioni adiacenti a queste centrali di stoccaggio, perché il nostro comunque è un territorio fatto di case, ognuno ha il suo orto, pianta qualcosa per casa. Quali sono, a parte il rischio della diminuzione del valore degli immobili, inquinamento acustico, ambientale dell'aria, rumore tremendo. A parte questo, ma il problema delle coltivazioni, quali sono i rischi per gli animali coltivati? Bisognerebbe fare una ricerca sulle ricadute che insistono su quell'area. Senza fare questo diventa difficile stabilirlo. Io ho esperienza di altri territori, ma ho esperienza di inceneritori, che sono un po' diversi, quindi io di quel tipo di impianto, su quel tipo di impianto io non ho mai fatto ricerca, quindi non lo so. Per quanto riguarda gli inceneritori, intorno agli inceneritori si perdono tutte le certificazioni. Non ci sono, per esempio, intorno a Vienna tutte le coltivazioni agricole hanno perso il marchio, ovvero dei marchi di origine, eccetera, tutte l'hanno perso perché l'inceneritore ha inquinato tutto. Se ne parlava ieri sera a cena, vicino a Brindisi c'è una centrale a carbone che inquina in una maniera incredibile e non si può più coltivare niente, anche proprio per ordine del sindaco, è stato il sindaco a vietare le coltivazioni agricole. Bene, ci sono degli agricoltori che coltivano carciofi e continuano da anni a coltivare carciofi perché il gestore di questo impianto, che è Eni, compra tutti i carciofi,
compra tutti. Quindi questi agricoltori sono contentissimi della centrale, perché loro fanno i carciofi, belli, brutti, che siano, non gliene frega niente, tanto glieli compra tutti l'Enel, non hanno nemmeno bisogno di trasportarli, di far compra l'Enel. Quindi potrebbe essere un toccasana per voi. Voi ci coltivate quello che volete, non so, poi li fate comprare da questi signori e siete a posto, tranquilli. Allora, l'ultima e poi smettiamo, Alberto. Il Thor, siccome l'hanno portato... No, il Thor è una boiata pazzesca. Ecco. È una boiata pazzesca. Allora, tanto per... Allora, il Thor tanto è già morto, il Thor è morto prima di nascere. Però, una volta, io mi trovavo a Napoli per delle conferenze e mi telefona, cattivissimo, uno dei grandi capi del Thor, dicendo: ma lei parla male del Thor. Dico: guardi, io non parlo male del Thor, allora ho semplicemente detto che voi mi avete sempre impedito di fare delle ricerche intorno al Thor. Voi mi fate venire, mi fate raccogliere quello che esce come inquinante, se non esce niente sono più contento di voi, e io vi dico che cosa, vi dico se per me io conto niente. È buono o non è buono? Non mi hanno lasciato fare le prove. Per me quello è già una confessione di colpevolezza. E se non mi fai fare la prova, significa che sai che ti esce e ti escono delle porcherie. Non scappa a stagno, la verificazione è un altro tecnico. Allora, siccome si era in tema... Scusa, mi è capitato una cosa di questo, simile a questo, per un impianto che sta in Puglia. Io non ero convinto di questo impianto. A un certo punto i gestori dell'impianto mi hanno detto: benissimo, vieni e fai le tue prove. Io sono andato e ho fatto le mie prove. Dopo un po' hanno detto che è meglio che io non le facessi più. Prego. Ma dicevo, eravamo in tema di proposte tra virgolette alternative riguardo l'utilizzo dei rifiuti. Volevo chiederle cosa ne pensa del sistema Green Island, o se ci sono altri sistemi che lei proporrebbe in alternativa a quello di Vedelago, più efficiente. Perché mi ha detto che lei conosceva quel sistema di Green Island. Di Vedelago? Il sistema di Green Island che sta a Pesaro. Ma non si chiama Green Island, si chiama... Adesso credo che si chiama... Ah, si chiama Green Island adesso? Sì. Ma, allora, questo è un sistema molto interessante, molto interessante. È un sistema che è vostro, marchigiano, è stato inventato da un personaggio molto strano, un po' particolare, e lui mi ha fatto fare le prove. E già questo è molto strano, perché di solito... Io sono andato e le prove le ho fatte e effettivamente non esce nessuno inquinante, nessuno. Però è ovvio che non escano inquinanti, perché lui tratta tutti i rifiuti a freddo, tutti. È un sistema un po' particolare, perché è un sistema modulare. Immaginate un bancone più grande di quello, un po' più grande di quello. Come? Sì, e ci sono 5 bocche. Ognuna di queste bocche può ricevere una tipologia di rifiuto. Io vado, però lo devo avere selezionato io prima di rifiuto. In una c'è il compostabile, nell'altro c'è il vetro, nell'altro c'è il metallo, nell'altro c'è la carta, nell'altro c'è la plastica. Io vado con i miei rifiuti differenziati e ognuno di questi li butto dentro la bocca dedicata. C'è una telecamera dentro che vede se io sto imbrogliando, cioè se nel vetro sto buttando la plastica. Dentro c'è tutta una serie di bilanci, eccetera. Quando io conferisco questa immondizia, metto una tessera dentro e la macchina sulla tessera mi scrive quello che io ho buttato. Poi la macchina fa tutti i suoi giochetti, sono molto diversi in ognuna delle bocche.
ma questo per esempio è in grado di separare tutti i vari tipi di metallo, le varie tipologie di metallo. La carta la riduce in pastiglie grandi così, da cui toglie l'inchiostro, quindi praticamente cellulosa. La plastica, anche quella, la divide per tipo di plastica. Perché noi diciamo la plastica, ma c'è una differenza enorme da cloruro di polivinile a poliammide a teflon, cioè polifluorocarbone. E mi divide tutte queste cose. E questa roba lui la vende. Lui la vende perché la cellulosa la vende a chi fa carta, i vari tipi di metallo li vende a quello dell'alluminio, a quelle dell'acciaio. Cioè. Alla fine dell'anno io vado con la mia tessera e lui mi paga. Mi paga perché dice, bene, io ho guadagnato 100, a te do 30 e 70 lo tengo io. Quindi non inquina, perché ha freddo, recupera, poi lo recupera veramente. A me è sembrato, che recuperi veramente tutto. Oltretutto lui usa dell'acqua che viene continuamente riciclata dentro, quindi non ha nemmeno consumo di acqua. Poi mi diceva, quando l'ho provato io, funzionava a rete elettrica. Lui però mi diceva che stava preparando un sistema solare, batterie solari, in modo che non consumasse nemmeno energia elettrica della rete, fosse autosufficiente. A me pare estremamente interessante. Ora, io non sono arrivato fino in fondo, perché bisognerebbe seguirlo, fare un anno di prova. Cioè, non ha nessun rifiuto? Alla fine non ho rifiuti. Non ho rifiuti. L'umido che fine fa? Diventa compostato. La fa lì lui stesso? Sì. Fa un tutto sterilizzato. Fa un compost. È modulare la cosa. Il compost che secondo me guarda anche nel futuro. Non lo so, perché lì bisogna vedere se può andarci o non può andarci. Quindi so, io ho analizzato quello che gli effluenti, non ho analizzato il prodotto, quindi non so. Poi non sarei nemmeno in grado di sapere io di analizzarlo dal punto di vista dell'agricoltura. Non è il mio mestiere, non lo so, ci vuole qualcuno che sappia quel mestiere lì. Io purtroppo non sono un tuttologo come Veronese, io so le mie cose, basta. Però mi sembra estremamente interessante quella. Anche se uno non si fida del compost, bene, toglie la bocca del compost, il compost lo faremo in un'altra maniera. Però mi parrebbe opportuno seguirlo, cioè prestare interesse a questo sistema. Lui mi aveva detto, l'inventore di questo sistema, mi aveva detto che stava cercando qualche comune italiano, un comune piccolo, per sperimentarlo in piccolo, ma dal vivo, perché lui lo sta sperimentando da anni, ma nel suo capannone, quindi sono i suoi rifiuti, però perché ci sono dei problemi. Per esempio, la signora Maria ha voglia di andare, di differenziare le cose in maniera rigorosa, di andare lì, versare la tesserina, perché bisogna vedere se anche le cose sono praticabili. Dal punto di vista teorico a me pare molto bene, poi bisogna vedere in pratica. Se c'è un sindaco, cioè, si va a parlare con l'inventore, sta a Palacchio, sta vicino a Pesa. Poi, io non ho mai firmato cambiare in bianco per nessuno, io non ho interessi di nessun genere, dico soltanto che io le prove le ho fatte per quanto riguarda gli effluenti, io sono a posto, io non ho problemi.